questo nuovo appuntamento degli approfondimenti. Oggi vorrei parlarti della pratica informale della mindfulness. Se hai già avuto modo di vedere i miei video, avrai notato che spesso mi sono occupato di mindfulness, di questa così importante, così utile pratica di consapevolezza la mindfulness è la pratica di consapevolezza per eccellenza perché è quell'esercizio quotidiano che più di tutti ci può portare a sviluppare giorno per giorno una reale presenza a noi stessi proprio perché la mindfulness si basa sul riuscire ad essere presenti in ciò che accade dentro di noi. Tipicamente quello che si fa nella pratica formale è di ritagliarsi ogni giorno un momento, uno spazio, un luogo fisso, quotidiano, dove poter praticare, dove potersi sedere comodamente, ma non troppo, e riuscire a chiudendo gli occhi, a mantenere l'attenzione sul nostro respiro. Questa è la pratica formale della mindfulness. Normalmente si consiglia di praticare per 10, 15, 20 minuti ogni giorno e di farlo con costanza. Questa pratica formale fa crescere in noi la capacità unica, fondamentale, di accorgerci di ogni volta in cui perdiamo l'attenzione. Costantemente questo accade nella nostra vita. Accade mentre mangiamo, accade mentre guardiamo un video, accade mentre parliamo con gli altri, accade mentre facciamo l'amore. Costantemente accade di perdere l'attenzione. Ma questo perché la nostra è una società che fa perdere l'attenzione. La nostra è una società in cui veniamo abituati fin da piccoli a perdere l'attenzione, ad essere distratti. Prova anche solamente a pensare alla televisione come mezzo di comunicazione, come mezzo di intrattenimento, utilizzato da moltissimi genitori per intrattenere i propri figli, che apprendono così a stare, ad osservare dimenticandosi di tutto il resto. Ecco, questo dimenticarci di tutto il resto accade costantemente nella nostra vita. Siamo semplicemente abituati a scorrere nelle situazioni della vita, spesso però senza accorgerci di ciò che effettivamente sta accadendo in noi e negli altri. Ecco, la mindfulness ci aiuta ad accorgerci di ciò che accade dentro di noi. Questo è un apprendimento che la pratica formale rende solido, andando di fatto, come ho spiegato già in molti video che puoi trovare qui sul mio canale YouTube o sul mio sito, andando a modificare anche quella che è la neurobiologia del nostro sistema nervoso, andando a cambiare i flussi di sangue andando a cambiare le connessioni, gli assoni che connettono i neuroni di alcune zone del nostro cervello. Per cui la pratica formale ha una grande valenza. Però ecco, vorrei parlarti qui oggi della pratica informale, ovvero di quello che a mio avviso è il reale, obiettivo della mindfulness della pratica di consapevolezza mindfulness è una parola che eh, viene usata per indicare sia la pratica di consapevolezza e sia l'obiettivo di questa stessa pratica che è la pienezza della consapevolezza mentale praticare la mindfulness serve a questo serve a divenire consapevoli di ciò che accade, ma non solamente quando chiudiamo gli occhi e stiamo con le gambe incrociate per terra, ma soprattutto in ogni istante della nostra vita. Questo è il senso e l'obiettivo della mindfulness, è l'obiettivo della meditazione, è l'obiettivo del percorso più profondo che ciascuno di noi può percorrere per davvero stare meglio, quello di riuscire ad essere consapevoli di ciò che accade, di ciò che è in ogni istante della nostra vita e riuscire quindi ad assaporare, a vivere intensamente ogni istante della nostra esistenza, perché svegli a noi stessi, perché consapevoli di ciò che ci accade e non... Automatizzati, con un pilota automatico che costantemente ci fa vivere addormentati. Ecco il vero obiettivo della pratica formale, che chiaramente ti suggerisco di continuare, o se ancora non hai iniziato, di iniziare a fare nella vita, anche su questo ho fatto già tanti video, video corsi che puoi trovare online. Ma quello che ti suggerisco più di tutti è di andare a praticare nella tua quotidianità, nella pratica informale, in ogni istante della tua vita. Come si fa? È molto semplice. La questione è quella di allenarsi a essere presenti a noi stessi in tutti gli istanti. Quando ci svegliamo al mattino, quando mi alzo dal letto, il sentire il letto, sentire il mio corpo su di esso, il mantenere una presenza a quello che accade dentro di me. E poi mi alzo dal letto, e poi cammino, e allora sento il pavimento, e allora sento l'aria, sento l'umidità dell'aria. Ecco, Chiaramente all'inizio questo richiede più tempo, richiede attenzione, richiede concentrazione. Nella maggior parte dei casi ci svegliamo al mattino, in pochi istanti dobbiamo già aver fatto tutto. Però vedi, quello che io ti suggerisco di fare è di riuscire a praticare in ogni istante, con la consapevolezza che diventando la consapevolezza stessa un'abitudine, quello che accadrà è che... A un certo punto il tempo inizierà anche a cambiare, inizieremo ad averne di più perché, riuscendo ad essere presenti in ogni istante, allora riusciremo anche a ottimizzare sempre meglio le nostre attività nella vita, perché non più vittime di schemi precostituiti e quindi creati precedentemente, che chiaramente non saranno più attuali nelle tante situazioni che incontreremo invece nella vita. Ma invece, ecco, sviluppando questa presenza, questa consapevolezza informale in ogni istante della nostra giornata, quello che accadrà è che noi saremo sempre più presenti a noi stessi e agli altri. E allora ecco che anche la qualità della nostra vita potrà migliorare, perché noi saremo più in grado di scegliere le diverse situazioni della nostra vita, saremo in grado di mettere noi stessi nella vita e non di replicare semplicemente una brutta copia del passato. Ecco, questo è l'obiettivo primario, fondamentale della pratica di consapevolezza, questo è il vero obiettivo della mindfulness, quello di raggiungere questo stato di pienezza della consapevolezza mentale in ogni momento della mia vita. E credimi, quello che potrà accadere è spesso fuori dall'immaginazione perché va oltre quello che noi possiamo anche solo pensare, perché vuol dire divenire esperti di tantissime cose, vuol dire cogliere tantissimi dettagli della vita, vuol dire cogliere tantissime sfumature, vuol dire risvegliarsi a noi stessi e quindi divenire consapevoli anche di quei bagagli, a volte pesanti, che ci portiamo dietro dal passato e di divenire anche però consapevoli di tutte quelle grandi tesori e ricchezze che in realtà possiamo trovare costantemente nella nostra vita, perché semplicemente ce ne accorgiamo. Allora ci possiamo accorgere della bellezza, ci possiamo accorgere di uno sguardo, di un sorriso, ci possiamo accorgere di qualcosa di bello che sta accadendo dentro di noi. Per cui ecco, il eh, suggerimento indubbiamente che mi sento di darti è quello di progredire, di sviluppare, di portare avanti, come ti dicevo, la pratica formale, ma poi di avanzare, di andare avanti in quella che è anche la pratica informale, riuscendo così a divenire sempre più presente istante dopo istante. Un esercizio classico che viene svolto durante i corsi di mindfulness è quello, per esempio, della meditazione camminata, dove semplicemente cammino lentamente, passo dopo passo, facendo attenzione al mio piede e al contatto di esso col terreno, stando lì, passo dopo passo, lentamente, portando lì la mia attenzione, riuscendo così ad allenare la mia attenzione a rimanere presente laddove io voglio che essa stia. Ecco, questo può essere fatto in qualsiasi altro momento della nostra vita, mentre lavo i piatti, mentre li rimetto a posto, mentre rifaccio il mio letto, mentre faccio anche tutte quelle cose che normalmente faccio in automatico, senza pensarci, o molto più spesso pensando proprio ad altro. Ecco, prova a stare lì, a sentire il tuo corpo, a riprendere i sensi, perché vedi questo è il grande allenamento che ti potrà aiutare, che ti potrà portare a divenire sempre più consapevole di ciò che accade nel qui e ora. Ed è nel qui e ora che accade la vita.